Moby Dick di Herman Melville. Pubblicato nel 1851, è considerato il massimo esempio di romanzo americano dell'Ottocento. Il romanzo è il resoconto in prima persona da parte del protagonista, un marinaio chiamato Ismaele, riguardo una spedizione di una nave baleniera chiamata Pequod all'inseguimento della mitica balena bianca Moby Dick. Al comando della nave c'è la figura carismatica del capitano Ahab, ossessionato dalla vendetta contro Moby Dick, che in una precedente battuta di caccia gli aveva strappato una gamba. Moby Dick si può considerare un'enciclopedia perché alle scene di caccia sono alternate le riflessioni del protagonista su quali temi, sulla fede in Dio e il destino e il legame tra bene e male, l'analisi dei personaggi, delle loro classi sociali e al rapporto con la natura selvaggia e all'ansia di scoprire l'ignoto.